Radio Più Roma presenta Pillole di Musica e Liturgia, un programma di Agostino Maria Greco a cura della parrocchia San Giuliano. Solo da qualche anno anche la musica e il canto sono diventati oggetto di quell'attività particolare della Chiesa che va sotto il nome di pastorale. Volendo tentare di dare una definizione, si potrebbe dire che la pastorale della musica è l'attività che una Chiesa svolge per formare i suoi membri all'uso del canto e della musica in obbedienza allo Spirito, facendone cioè quello che lo Spirito dice attraverso le norme rituali affinché diventi un mezzo che edifica la comunità cristiana. Tutti coloro che prestano un servizio per la musica e il canto avvertono un problema, avvertono il problema. Agli abusi in atto, alle cose brutte che si facevano e si fanno, all'anarchia dilagante, allo stracciarsi delle vesti di tanti cultori del bel canto e della grande musica, all'essenza di gusto e di competenza musicale, insomma alle denunce di disastro musicale da una parte e dall'altra alle richieste di fare un discorso musicale che tiene conto della nuova liturgia e della funzione che il canto deve svolgere in essa, non serve rispondere d'autorità, imponendo soluzioni o scelte elaborate da qualche gruppo di esperti o finanche da qualche associazione. Bisogna prendere la strada lunga della formazione, cominciando dalla preparazione degli animatori musicali. Solo così possiamo tentare una inversione di tendenza e creare una nuova mentalità e una migliore pratica musicale. Lo abbiamo ricordato nella scorsa pillola. Tra le tante pastorali deve starci a pieno titolo anche quella della musica e del canto. Non soltanto per alzare il qualitativo della produzione musicale e della sua esecuzione, quanto soprattutto per garantire alle convocazioni liturgiche la realizzazione di quel segno rituale che è il cantare insieme di tutti i convocati, necessario e integrante di una liturgia che voglia essere momento di edificazione e manifestazione della Chiesa, celebrazione della gloria di Dio e offerta al mondo di un segno di salvezza e di speranza. Accostarsi al fenomeno musicale dal punto di vista pastorale significa accostarsi non solo con gli occhi, la sensibilità e la competenza del musicista, ma anche con gli occhi e la sensibilità di chi la propria competenza la vuole o è chiamato a metterla a servizio della Chiesa. Con gli occhi e la sensibilità di chi sa che anche la musica e il canto sono espressioni necessarie non solo per fare delle liturgie più belle e più vive, ma sono espressioni necessarie, quindi non facoltative o semplicemente utili, anche per l'edificazione della Chiesa, in particolare per quell'edificazione che viene mediante la celebrazione liturgica. Occorre che come Chiesa quindi cominciamo ad occuparci della musica non solo dal punto di vista musicale e culturale, neppure soltanto da un punto di vista strettamente liturgico, in funzione dei riti e di ciò che solitamente si fa in Chiesa. È necessario che ce ne occupiamo prima di tutto dal punto di vista ecclesiale e pastorale, ossia in funzione della Chiesa da edificare. La musica e il canto possono e devono servire non soltanto a divertire, a passare il tempo, a innalzare lo spirito, a pregare, a solennizzare alcuni eventi religiosi o alcune ricorrenze, ma possono e devono servire anche a fare Chiesa e a mostrare che si è Chiesa delle persone, cioè che vivono in armonia e in comunione profonda con gli altri. Questo, a mio avviso, significa cominciare a guardare alla musica e al canto dal punto di vista pastorale. Solo partendo da questa visione potremo poi cominciare a lavorare e a produrre strumenti di formazione per rispondere adeguatamente all'impegno che hanno tutte le chiese di formare i cristiani anche musicalmente.